abbiamo condiviso con Confindustria il fatto che in questa manovra presentata dal governo non c'è un euro, un solo euro per gli investimenti. Credo che non sia mai successo. È una manovra che non prevede un investimento, non prevede nessuna prospettiva di crescita. Quindi Meloni porta l'Italia, sarà la premier responsabile dell'incremento del debito pubblico, perché lo spieghiamo bene, se non cresce ovviamente il PIL, aumenta il debito pubblico e non può rientrare, non potrà rispettare la curva del debito che hanno preannunciato, anche perché quella curva è costruita su una previsione l'anno prossimo di un incremento del PIL 1,2 che nessuna agenzia, nessun istituto, nessun ente accreditato può riconoscere. Hanno tutti abbassato quella previsione, Confindustria allo 0,5 anziché l'1,2 per l'anno prossimo. Questa è la realtà del paese, lo stiamo dicendo da tempo, ma questo governo va avanti per la sua strada in modo arrogante, in modo autoreferenziale, non accetta un dialogo neppure la dialettica parlamentare e attenzione, non l'ha accettata neppure prima la dialettica ascoltando tutte le associazioni di categoria, le parti sociali, vengono da noi, ci confrontiamo, discutiamo sulle misure, sulle prospettive che l'Italia, questo paese ha, ma la realtà è che ormai le imprese preferiscono andare in altri paesi, ma senza andare troppo lontano, in Spagna trovano una condizione, una situazione dal punto di vista industriale molto più favorevole. Presidente, alla fine la presentazione è arrivata. Guarda, io l'ho dichiarato assolutamente, se qualcuno oggi scrive che i sindacati stanno politicizzando lo sciopero, ma i sindacati fanno la politica, fanno politica nel senso che difendono le ragioni dei lavoratori e ovviamente le difendono anche contro questa manovra economica. Su questo ci ritroviamo assolutamente a condividere queste valutazioni, ma non solo con i sindacati, anche con tante, tantissime associazioni di categoria. Questa manovra è una manovra che ci porta alla regressione economica e ovviamente non ce lo meritiamo, perché abbiamo fatto tantissimi sforzi durante la pandemia, durante l'emergenza pandemica, durante l'emergenza energetica, avevamo la possibilità adesso di rilanciarci, invece veniamo affossati da questo governo che si sta dimostrando, voglio dire, molto, si stanno dimostrando dei dilettanti e questo ci dispiace molto, però dilettanti la, senza visione. La domanda era sullo sull'uso dello strumento della precettazione, che comunque è una scelta, non è un automatismo. Qual è il giudizio sulla decisione di usare la precettazione? Ma guardi, che questo governo, quando erano all'opposizione, ci ricordiamo che loro volevano scioperare su tutto, hanno rivendicato il diritto allo sciopero, hanno rivendicato il diritto di andare in piazza. Giorgia Meloni dice che lei ha fatto sempre, ama il conflitto sulle piazze. La precettazione da parte di questo governo è, voglio dire, una misura assolutamente in contrasto con quello che hanno sempre detto, ma non mi meraviglio, perché loro su tutto si stanno rimangiando quello che hanno detto. È molto facile e divertente, ciascuno di voi, ciascun italiano può andare su internet, vedere quello che dichiaravano negli anni passati e vedere oggi che dichiarano il contrario, ma questo vale per tutti i temi, per tutte le questioni. La Corte Suprema del Regno Unito ha bocciato il piano Sunak sui migranti, che cosa ne pensa? Che se l'ha bocciato evidentemente perché non garantisce la dignità, la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Ed è ovvio che qualsiasi iniziativa non può che muovere dal rispetto, io ho sempre detto, dei diritti fondamentali della persona e anche dei migranti. Se poi vogliamo fare un parallelo, perché immagino che qui molti stanno facendo il parallelo con lo spot albanese della Meloni, guardi, io non entro nel merito se sia in contrasto con le norme europee o meno, questo lo deciderà la Commissione. Io dico semplicemente che ancor prima è uno spot assolutamente inutile spendere quei soldi, tutti quei milioni, 80 milioni di compensazione all'Albania, 100 milioni fondo di garanzia, tutte le spese vie per i trasporti, per trasportare i migranti, ma che senso ha per parcheggiarli un mese, due mesi in terra albanese e poi riportarli in Italia? Ma questa è una follia. E tra l'altro mi chiedo,
ma un Presidente del Consiglio può fare un accordo con l'Albania senza neppure informare i ministri competenti, senza neppure venire in Parlamento? Ma quando mai si è visto che un Presidente fa un accordo con un altro Stato e lo fa tenendolo nascosto e senza venire a chiarirci come e perché? Non lo può fare perché non c'è nulla da chiarire, è un accordo del tutto inefficace, del tutto inutile e assolutamente dispendioso. Smettiamola di prendere in giro gli italiani, soprattutto sulla questione degli sbarchi, della gestione dei flussi migratori, su cui questo governo e Giorgia Meloni in particolare continua personalmente ad accumulare fallimenti su fallimenti. Grazie.